Il Ruggito è un grande atleta che non molla mai. Io vorrei vedere quale pilota, dopo una caduta a 120 orari e uno svenimento, non sai manco se si è rotto qualcosa, rimontare, tagliare la strumentazione nel deserto da solo e andare all'inseguimento di quell'altro e arrivare a sesto nonostante tutto. Ecco, questo la dice tutta sulla caparbietà, la cocciutaggine di uno sportivo che veramente... Cioè si allena tantissimo tutto l'anno, cioè, io l'ho seguito io personalmente i suoi allenamenti, è vera, cioè, per farvi capire nel deserto si alza alle 4, fino alle 6 corre, dalle 6 monta a moto fino al tramonto alle 5 del pomeriggio. Ecco, questo io personalmente sono andato io con lui in Tunisia e era la sua tabella d'allenamento. Ecco, per farvi capire quanto questo ragazzo che ha 29 anni si dedica a questo sport, anche con tutti i sacrifici che ne concernono, cioè tipo non va in discoteca, non beve, mangia poco, cioè sta attento a tutto. Ecco, come veramente un atleta che va alle Olimpiadi e questo ne fa un grande onore per lui. Sono contento perché è la prima Dakar che riesco a finire. L'anno scorso era stata la mia prima Dakar, ma non, per un problema alla moto non l'ho finita, e quest'anno l'abbiamo finita e l'abbiamo finita con un buon risultato. Poi sì, ci sono diverse cose da migliorare per il futuro, però credo che esserne consapevoli è già un passo avanti per il prossimo anno. Cosa significa per un pilota partecipare alla Dakar? Cosa c'è dietro? Dietro ci sono tante cose, è un anno di preparazione tutti i giorni, sotto tanti punti di vista, da recuperare il budget all'allenamento fisico e mentale, quindi io, questo per me è il mio lavoro e sono impegnato 365 giorni all'anno per preparare una Dakar.